Per le reclute, per la prima volta, si aprono le porte dello spaccio. Biliardo! Ma solo i Puma, vincitori della prima prova di squadra, potranno goderne. In funzione di questo, loro questa sera rimarranno qui, mentre voi adesso tornerete in camerata. Comportatevi decentemente. Lo spaccio è andato molto bene, alla fine siamo divertiti. Volevo fare i brindisi per la nostra squadra, siamo stati fortissimi, dobbiamo vincere sempre. 8-0-7. Auguri! Ciao, guardaci che belli che siamo, frate. Guarda che te lo giuro, siamo più belli noi di quelli che hanno vinto. Io non cambierei un cristiano della squadra mia. Un cristiano fosse uno, non lo cambierei. Non dire il nome, ma c'è il piano B. Nome in codice? Carasau, mi piace Carasau. Fane Sarmi. Okay. Sì, Fane Sarmi. Vabbè, e comunque Carasau. Grazie. Io vorrei dire. No, no, Andrea. Lo so che è il secondo giorno. Aspetta, dai. Io ti dico, consiglio mio, non forzare le cose. Non voglio forzarle, però... Perché ti potresti prendere... Bam! Capito? Un bel palo dritto in faccia. Bravo. Da quando sei entrato, comunque... Subito mi ha colpito come persona, comunque è strano. Non riesco a focalizzarle, questo qua mi intriga una cifra. Mi ha preso, ci ho preso una cotta pazzesca. No, no, così. Aspetta, girati di là, che fate con le guardie. Perché adesso? Dai, perché hai parlato di questa cosa? Ma che dentro? E vabbè. Stai tranquillo. Una certa si è scoppiata a piangere e lui mi ha voluto a consolare. Oh, non mi devi cadere così, eh. Non mi devi cadere così, ma però. Non mi devi cadere, io non sono abituato a vederti piangere. I forti non piangono. Ma no, i forti non hanno pure di piangere. Andrea, i forti quando piangono bevono. No. Innamorarsi di una persona, comunque l'amore è il cioè uno dei sentimenti più belli, però che fa anche più male. Per i Puma è giunto il momento di tornare in camerata. L'istruttore capo Daretti ha una comunicazione importante da fare a tutti. Allora, stasera aggiungiamo un'altra pillolina ai compiti normalmente svolti in una caserma. Servizio di piantone alle camerate. Piantone è responsabile dell'ordine e della disciplina nelle camerate. Quindi, se per caso ci dovesse essere casino, sicuramente vengono beccati i colpevoli, ma paga anche il piantone. Il turno di piantone ha una rotazione ogni 2 ore. Allora, dalle 22 alle 24, monta Brunori. Vai a svegliare 10 minuti prima del frate. Del frate, svegli Ermini. Ermini sveglierà Romano. Peggio, mi sono preso. Romano sveglierà Fiorito, che è l'ultimo piantone. Okay. Grazie, signore. Buonanotte. Buonanotte. Daretti è stato molto esaustivo quando ha spiegato come funzionasse il piantone, i vari turni, le varie regole. Quindi appena quella grande sta raggiungendo il 6. Esatto. Quella grossa sta raggiungendo il 6 e quella più fine sta raggiungendo il 10, sono le 5:50. Io ho sempre utilizzato orologi digitali, di conseguenza proprio difficoltà nel riuscire a capire l'orologio, quello normale, quello che è appeso in sala. Ce la posso fare? No, non è difficile. Romano ha qualche problema con l'orologio e gli orari. Che carina che sei. Ma ci sono diversi modi per ingannare il tempo. No. A me piace moltissimo corteggiare. Cioè, è la cosa più bella dell'essere uomo, forse. Nella vita faccio il pizzaiolo nel ristorante di famiglia, ma studio anche recitazione. Nel tempo libero faccio qualche TikTok. Ma niente di che, cioè. Dai, no, allora, io però ti ho rimesso a posto, ti giuro, vallo a vedere. Cercare la fidanzata è un po' brutto, cioè nel senso, le cose belle capitano. Ti prego, senza la mia madre non so vivere, come fai bene? Magari poi domani mi capita la bellissima ragazza, mi fa perdere la testa, che mi tratta come... Ma a me piace essere trattato e cambiano le cose. Che c'hai, pisciato già? No, accendetemi la torcia. Ce ne sono tanti, diletti. Una pomiciata con sto cuscino, come ce faccio? Mo ce faccio una pomiciata con sto cuscino attaccato con l'herpes. No, c'hai l'herpes. No, seriamente, c'hai l'herpes. No, ormai è ferita. Barbieri. È una compagna di squadra, ok, dai. Niente di che. Oh, ma come viaggio?
Ti hai detto come piace? Innamorato perso. Io non so se Verde ci stia provando meno con me. Ti volevo dire una cosa, che io sono fidanzata da 2 anni, ok? 2 anni e 2 mesi. E ci tengo al mio ragazzo, ok? Io, spero di no per lui, perché comunque io sono fidanzata, sono una ragazza fedele, quindi, si aspetterebbe un no. Cioè, io mi apro molto con i maschi, no? Perché ci vado d'accordo e tutto, più che con le femmine. Però non vorrei che poi fosse un pochino troppo, capito? Sì, certo. Era questo. Ok. Mi sono pure svegliato. Scusa. Ah, ma che era? Grazie. Niente. Io spero si instauri comunque un'amicizia, perché mi sembra un bravo ragazzo. Vattene. Inizia una lunga notte in caserma, ma non tutti potranno dormire tranquillamente. Fare il piantone non è stato semplice, però i ragazzi comunque sono stati tutto sommato molto collaborativi. Mi ha svegliarmi tra 2 minuti. Ho detto che non dormire per il mio turno non è stato vincente, ma... però rompere il sonno poi mi avrebbe probabilmente causato dei problemi ancora maggiori. Io ho cominciato a perdere le mie facoltà cognitive solo 15 minuti dopo l'inizio del mio servizio da piantone. Quindi ho chiappato con tutto un fioc, volevo usarli tutti per fare una costruzione, ho detto, non mi sembra il caso perché è un po' bruttino. Inizia il turno tuo. Ma il turno alle 2 alle 4 è devastante. Speravo che l'istruttore capo mi mettesse nella rotazione, perché da quando è cominciata l'avventura che dico di voler fare il piantone. Just gotta let it go.